Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si deriva la cotangente. La regola dice questo. La derivata è meno 1 fratto seno alla seconda di x. Partiamo subito con un esercizio. Supponiamo di avere questa funzione. La derivata sarà più 4, perché vi ricordo che dovete cambiare segno, fratto seno alla seconda di x. Anche qui vedete è molto semplice, quindi partiamo subito con la regola per derivare la funzione composta. Se avete guardato anche gli altri video, ormai lo sapete a memoria, la regola come vedete è ricorrente, quindi non ho più cotangente di x, ma cotangente di una funzione. Quindi per derivare questo tipo di funzione avrò al numeratore la derivata prima, e al denominatore non più seno alla seconda di x, ma seno alla seconda della funzione di partenza. Andiamo subito con un esercizio. Supponiamo di avere una funzione di questo tipo, quindi al denominatore devo scrivere seno alla seconda della funzione, quindi seno alla seconda di x alla quinta. Al numeratore devo derivare la funzione, quindi ricordandomi di cambiare segno, per cui qui c'era più 3, diventerà meno 3. La derivata di x alla quinta è 5x alla quarta, perché vi ricordo che dovete portare il numero davanti, 5, e diminuire di un grado, 5 meno 1, x alla quarta. Il secondo termine, partiamo come sempre dal denominatore, quindi seno alla seconda della funzione. Al numeratore meno la derivata prima di quello che ho tra parentesi, quindi qua c'avevo meno 2, quindi diventerà più 2 per la derivata di quello tra parentesi. La derivata di 7x è 7, con il più 2 davanti diventa 14. Ultimo termine, quindi come sempre partiamo dal denominatore. Devo scrivere seno alla seconda della funzione, quindi sen x. Al numeratore la derivata prima della funzione. La derivata del seno, vi ricordo che è cos x. Con il meno 4 davanti, che devo cambiare segno, diventa più 4 cos x. Lo so, sembra una funzione orribile, ma a noi non ci interessa, la regola è effettivamente applicata. Ora tocca a te, è arrivato il tuo momento per testare quello che hai imparato in questo video. Se hai difficoltà, non ti preoccupare, riguarda il video attentamente e riprovaci di nuovo. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.